Come programmare robot per fare trading automatico, lezione 3. Salve a tutti, Marco Casario qui e continua il nostro viaggio attraverso MQL4, il linguaggio di programmazione per programmare con MetaTrader. Ragazzi, in questa nuova lezione importantissima e vi chiedo un piccolo sforzo perché insegno programmazione da tantissimi anni, quindi so che soprattutto per chi non è un programmatore questo è uno degli argomenti un po' più ostici all'inizio, quindi vi esorto a fare tanti esercizi e a capire bene quello che vi sto spiegando oggi, e cercherò di farlo nel modo più semplice possibile per farvelo capire il più velocemente possibile, ma poi come al solito la pratica sta a voi, perché oggi parleremo di array. Gli array sono un tipo di variabile particolare, perché fino ad ora quando abbiamo parlato di variabile e di parametri abbiamo sempre visto che è possibile dichiarare una variabile e inizializzarla, metterci dentro un valore, uno ed uno solo, quindi quel valore poi poteva cambiare nel tempo all'interno di quella variabile, ma quella variabile poteva contenere un solo valore. Bene, gli array altro non sono che una serie, contengono una serie di variabili che possiamo andare a valorizzare, ok? E la cosa più semplice per farvelo capire è probabilmente darvi una rappresentazione grafica. Io di solito gli array li spiego con una cassettiera, no? Gli array sono un cassetto, immaginate di aprire un cassetto e dentro al cassetto avete vari scompartimenti e dentro ogni scompartimento ci potete mettere qualcosa. Quindi poi chiudete il cassetto, quello è il vostro array, riaprite, quando vi serve prendere qualcosa dal cassetto lo riaprite e a seconda del valore che vi serve, perché ci sono vari scompartimenti all'interno del cassetto, vi ho detto, e immaginate che il primo scompartimento è il primo valore, il secondo scompartimento è il secondo valore e così via, quindi voi aprite il cassetto e dice ok, mi serve il valore al terzo scomparto e prendete quello che c'è all'interno del cassetto nel terzo scomparto. Questo è un modo per capire che cosa è un array. Ho trovato in rete altre immagini, mi piaceva questa metafora che vi faccio vedere adesso, dell'array che è un palazzo. Un palazzo ha vari piani e vedete che il primo piano è 0, poi vi spiegherò perché è 0, il secondo piano è 1, il terzo piano è 2 e così via. Quindi questo palazzo ha 5 piani e all'interno di ogni piano c'è qualcosa, ci può essere un ufficio, ci può essere un'abitazione e quindi capite che voi potete all'interno di questo palazzo conservare delle cose in ogni piano e questo è l'array. Vedete qui a destra c'è la classificazione o rappresentazione grafica di un array dove avete i vari piani, piano 0, piano 1, piano 2 e così via fino al quinto piano, esattamente come il palazzo, e all'interno vedete A, B, C, D, immaginate che questi sono gli interni di un palazzo e dentro ogni piano ci potete mettere, dentro all'interno quindi di ogni piano ci potete mettere qualcosa. Sono importanti gli array, ragazzi, perché in programmazione li utilizzeremo per costruire i robot, per conservare delle informazioni. Per esempio, immaginate le candele giapponesi, no? Le candele giapponesi sono fatte di 4 valori, giusto? High, low, open e close. Quindi il prezzo di massimo, il prezzo minimo, il prezzo di apertura e il prezzo di chiusura. 4 parametri definiscono la candela giapponese che vediamo rappresentata. Bene, un array per esempio potrebbe contenere tutti e 4 i valori, quindi immaginate di avere un array con 4 piani. Per tornare alla metafora del palazzo, all'interno di ogni piano ci mettete il valore massimo, minimo, apertura e chiusura di una candela. E quando vi servirà andare a riprendere i valori di quella candela dentro questo array, lo potrete fare facilmente. Questo per esempio è un utilizzo. E andiamo a vedere come si dichiarano. Quindi come al solito ci apriamo il nostro editor, quello su cui già stavamo lavorando. La dichiarazione di array è molto simile a quella di una variabile, quindi dovete definire prima il tipo, che in particolare dovete dire che cosa conterrà quell'array, conterrà numeri interi, conterrà numeri con virgola, conterrà delle stringhe, conterrà dei booleani, quindi esattamente come abbiamo fatto per le variabili. Quindi diciamo interi, int mio array, e la dichiarazione, diciamo per dichiararlo devo metterci le parentesi quadre. Ok, quindi le parentesi quadre aperte o chiuse, vedete, mi
permettono di creare in questo caso un array in cui non vado a definire ancora il numero di, torno alla metafora del palazzo, il numero di piani. Quindi qui dentro, in questo array, posso mettere quanti valori voglio. Oppure posso creare un array, int mio array 1 per esempio, e dire già da subito, voglio che questo array abbia 5, o meglio 6, adesso vi spiego perché, 6, facciamo con l'esempio del palazzo che era di 5 piani, e voi mi potreste dire, Marco, ma è scritto 4, perché 5 piani? Perché il conteggio di un array parte da 0, quindi si dice gli array sono a base 0. Tornando alla metafora del palazzo, dovete pensare al palazzo il cui primo piano è il piano 0, quindi il primo piano sarà il secondo e così via. Quindi abbiamo creato adesso questo array, vi faccio vedere, si può creare anche un array mio, ops, qui mi ero dimenticato la O, scusate, sono nomi tanto inventati, mio array 2, e qui dentro posso metterci le mie stringhe, perché questo sarà di tipo stringa. Bene, come posso andare a valorizzare un array? Immaginate qui nella nostra funzione init, allora qui scrivo mio array, andiamo a lavorare sull'array 1, mio array 0, quindi sto dicendo al piano 0 del mio array 1, che è questo, vedete che ha 5 piani, al mio piano 0, che è il primo piano, diciamo, gli dico, mi ci devi mettere il valore 15, punto e virgola, e vi faccio vedere che qui posso andare a stampare il mio array al piano, facciamo così, al piano 0 del mio array c'è il valore, due punti, spazio, e qua scrivo mio array 0. In questo modo mi vado a far stampare il valore contenuto in questo, tra virgolette, in questo piano. Andiamo a compilare, e aspettate che non ho messo, oh, qui c'è un errore perché non c'è la parentesi graffa, ok, qui c'è un warning, mio array ha ragione perché l'ho chiamato, l'avevo già dichiarato prima, vedete mi dà un errore e mi dice ma qui avevi già chiamato un mio array che era di tipo int, e qui mettiamo mio array 2, ok, dovremmo compilare, adesso dovrebbe essere corretto, faccio clic su ok, guardate qua, vedete al piano 0 del mio array c'è il valore 15, mi sono fatto scrivere il valore 15 di un array qui dentro. La cosa interessante, adesso ragazzi stiamo vedendo gli array in maniera estremamente elementare e semplice, ma gli array possono essere anche complessi, per esempio tornando qui al piano, al nostro palazzo, gli array possono essere bidimensionali o tridimensionali. Quando sono bidimensionali e hanno due dimensioni si chiamano matrici, no? Quindi posso, per esempio, torniamo qui, posso andare a dichiarare int mia matrice e posso dire qua, quindi avrà 4 piani e dentro ogni piano ci sono 2 interni, la possiamo vedere in questo modo, no? Quindi al piano 1 o al piano 0, essendo a base 0 gli array, ci sono 2 interni, quindi posso contenere 2 valori. Poi salgo di un piano e lì dentro ci posso mettere 2 valori e così via. Quindi vedete che qua abbiamo creato una matrice, cioè un array a 2 dimensioni. Quindi si possono fare cose molto complesse. Allora ragazzi, questa è una lezione importante, ve lo dico. Quindi il mio suggerimento è andatevi a vedere come al solito la documentazione di MQL4 che parla di array, e andatevi a vedere anche dei tutorial che parlano di array in altri linguaggi di programmazione, ci sono c'è tantissimo materiale in rete, approfondite bene perché questa cosa va capita, perché mano a mano che andremo avanti vi farò vedere per esempio come dinamicamente andare a riempire un array, come andarci a mettere i valori dentro e quindi e come andarlo poi ad usare, come estrarre valore all'interno dell'array, perciò è importante che questa parte la capiate molto molto bene. Noi ci vediamo alla prossima lezione, un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati, grazie mille dell'attenzione, buon trading a tutti, ciao!